Sono un centinaio gli studenti del liceo Mammiani che questa mattina hanno protestato a Pesaro davanti al distaccamento del campus di Via Nanterre per lo stato in cui versa la struttura scolastica a seguito del maltempo, alla fine di denunciare le criticità di quest'ultima alla provincia. La scuola, diciamo, è messa in questa condizione da veramente tantissimi anni e nessuno fa nulla per risolvere la situazione. Io penso che sia improponibile andare a scuola con acqua che cade dal tetto, dove la gente cade per le scale, scivola, rischia di farsi male, dove i sottopassaggi sono allagati, la gente deve passare in mezzo alla strada senza strisce, rischiando comunque fondamentalmente la vita, perché basta un attimo che un automobilista non si ferma e venga investito, dove palestre, aule magne sono inagibili e quindi molte persone devono cambiare, diciamo, il programma giornaliero. Io penso che comunque si debba risolvere una situazione del genere, perché appunto ho detto sono anni che è così, ma nessuno fa mai niente. E io ho detto se non ci facciamo sentire noi, chi si deve far sentire? Alla fine gli studenti, diciamo, che non hanno mai fatto una protesta del genere, si sono sempre lamentati, ma sono sempre stati voci solo di corridoio. E quindi ho detto diamo una voce a questa scuola. La richiesta è di farci ascoltare dalla provincia e di far mettere a posto questa scuola. Io non dico che deve essere una cosa che debba essere fatta nell'immediato, perché so che non è una cosa possibile nel giro di 2 giorni, però almeno che si cominci qualcosa, perché non si è mai cominciato nulla, almeno la forza di volontà nel cominciare. Ieri alla fine il sottopassaggio era stato, diciamo, svuotato, stamattina era nuovamente pieno, si stava riempiendo perché c'è una crepa nel muro e sta venendo giù tutta l'acqua. E nonostante ciò, essendo allagato, io sono dovuta passare in mezzo alla strada perché ovviamente non posso bagnarmi e poi rischiare di ammalarmi e di bagnarmi praticamente i piedi e gambe. Disagi e problematiche che vengono riconosciuti anche dal preside dell'istituto, Roberto Lisotti, che afferma di come non sia la prima volta che queste criticità vengono fuori. Che abbiamo molti corridoi che si allagano, noi stiamo cercando di pulirli continuamente con le nostre attrezzature, e anche qualche aula, due o tre, e alcuni laboratori. La situazione non è certamente di gravità assoluta, però è un forte disagio per tutti. Quest'anno le cose sono un po' peggiorate, già dalla pioggia di quest'estate, le ragazze non c'erano. Sono aumentate le infiltrazioni su degli infissi, su delle situazioni di guaine staccate, su queste cose la provincia ci sta lavorando, però il problema è anche strutturale, sono infissi molto, molto vecchi che richiederebbero una manutenzione continua e che in questi anni è stata fatta solo parzialmente con interventi tampone. Quando le situazioni sono come queste emergenziali, la situazione diventa di estremo disagio per tutti. Capisco il disagio dei ragazzi, la manifestazione mi sembra civile, quindi sotto questo punto di vista positivo, almeno finora. Capisco il loro disagio, il disagio delle famiglie, siamo in continuo contatto sia io che gli altri presidi del campus, perché questa situazione riguarda un po' tutte le scuole, ma soprattutto queste qui del campus, sperando che si trovi una soluzione in tempi, soluzione strutturale in tempi veloci. Questa scuola è vecchia, costruita con criteri che sono dal punto di vista del clima, microclima interno e delle possibilità di infiltrazioni, secondo me, sono molto negativi e quindi il problema. Purtroppo se non si interviene in maniera radicale, ogni anno, ogni pioggia forte, ci ritroviamo in queste condizioni.